Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Il 2021 sta volgendo al termine e vogliamo capire un po' con Fabrizio Bertot, che è qui nostro ospite oggi, com'è la situazione tasse per i cittadini, che a fine anno è sempre una cosa gravosa, soprattutto gravosa pensare a quello che ci aspetta nel 2022. Per i cittadini italiani è un problema, visto anche le bollette della luce e quant'altro. Per i cittadini di Revarolo invece è peggio. Perché? E quello è fatto. Perché siamo, penso, la città peggio amministrata d'Italia, dove quest'anno, l'avevamo anche detto, ne abbiamo anche discusso qui, è praticamente raddoppiata la tassa rifiuti per le famiglie. Peraltro abbiamo anche l'amministrazione più pagata della storia di Rivarolo, il rapporto causa-effetto penso sia facilmente riscontrabile. E soprattutto quello che noi abbiamo provato anche a sollevare, che anche laddove un cittadino magari perché è in ritardo con i pagamenti, perché magari le cartelle sono arrivate tutte insieme o cose di questo genere, visto che c'è una tendenza a livello nazionale di andare incontro alle esigenze di questi cittadini, ecco Rivarolo invece non lo fa. Nel senso che se un cittadino che magari ha discrete somme da dover versare ed è lì a valutare un piano di rientro, siamo arrivati al punto che il comune di Rivarolo gli chiede la fideiussione bancaria. Ora, avete mai visto, immaginate un cittadino che va in banca e chiede una fideiussione per le tasse che deve pagare? Cioè, ma è un segnale un po' di scollamento dalla vita reale, ecco. Difatti, una mozione che avete presentato all'ultimo consiglio era proprio questa. Sì, abbiamo presentato una mozione che citava degli esempi. Ma perché volevamo invitare l'amministrazione ad avere un rapporto non conflittuale con il cittadino contribuente, laddove anche il contribuente fosse debitore, perché non dimentichiamo che se un cittadino sottoscrive un piano di rientro o se un cittadino si presenta con le cartelle o gli è arrivata una notifica, è un cittadino che vuole pagare, non è un cittadino che vuole fuggire. Anche se certe volte, come dice Einaudi, mi ricordo benissimo, Einaudi diceva che chi evade le tasse le sottrae comunque allo spreco da parte della pubblica amministrazione. Quindi vedendo anche come usano i soldi i cittadini di Rivarolo, quasi quasi a volte verrebbe quasi da tifare per gli evasori, ma siccome a Rivarolo di evasori non ce ne sono, al massimo c'è qualcuno che è in ritardo a pagare, ecco, mi sarebbe così piaciuto che l'amministrazione nei confronti di questi cittadini avesse un comportamento, voglio dire, degno di chi vuole in questo momento dialogare, perché, ripeto, se a livello nazionale si parla di rottamazione delle cartelle, si parla di pace fiscale, si parla di andare incontro, io dico, magari qualcuno non ha versato il dovuto, qualcuno è in difficoltà a versare il dovuto, caricargli gli interessi, le sanzioni, le more, gli oneri di una fideiussione, la burocrazia, penso sia volergli male. Ecco, questo è Certo, il mio semplice modo di anche perché pensare. forse diventa difficile, cioè una banca che conceda una fideiussione su un debito, non so, io non l'ho mai sentita, ma magari sono io comunque non essendo informata in questo senso. Però se uno già deve rientrare e usa i soldi invece per pagare la fideiussione, forse Sì, è peggio ancora. crea qualche difficoltà, ma può capitare ad esempio il comune quando ci sono, ad esempio per le opere edili, quando un cittadino deve versare gli oneri di urbanizzazione o deve realizzare delle opere a scomputo quando realizza un immobile e quindi ci sono delle opere pubbliche che deve realizzare in alternativa al pagamento degli oneri, gli si chiede la fideiussione, ma Ah questo è sì, come evidente, garanzia, perché certo. io chiaramente se poi per caso l'impresa fallisce, il cittadino cambia idea o quant'altro, Certo. con quei soldi l'opera pubblica comunque la realizzo. Ma è un'altra situazione, una fattispecie peraltro di solito, insomma, che non va verso il semplice cittadino, ma verso l'impresa che realizza un palazzo piuttosto che, insomma, operatori economici del settore dell'edilizia. Ma io parto veramente dal presupposto che bisognerebbe che anche Rivarolo si adeguasse a un nuovo modo di interpretare il rapporto in generale tra cittadino o cittadino contribuente e amministrazione. Sì, forse un rapporto di dialogo, Un intendi? rapporto di dialogo è un rapporto di fiducia, un rapporto di apertura. Ma noi abbiamo il palazzo comunale che è chiuso.
aprono 3 mattine alla settimana e un pomeriggio. Insomma, adesso io non posso dire quando io ero sindaco, perché sennò sembra di essere un nostalgico del quando c'era lui. No, in realtà ricordo che era aperto tutti i giorni, sabato mattini compresi, visto che c'era il mercato. Adesso 3 mattine alla settimana è un pomeriggio, e bisogna prendere appuntamento per questo. Poi adesso, per carità, ci sono anche gli strumenti telematici che 15 anni fa non Certo. c'erano, quindi probabilmente c'è anche meno necessità di andare in comune. Però io parto dal presupposto che palazzi del governo, di un comune, di una regione, del governo nazionale, i parlamenti devono essere aperti, perché il segnale di vedere una porta chiusa non è un bel segnale. Io lo dico, posso raccontare un episodio? Così. Certo. Qualche anno fa ero a Roma, avevo approfittato del Parlamento nazionale, io ero in quel momento ero parlamentare a Bruxelles. Avevo il trolley e l'avevo lasciato al deposito bagagli del Parlamento di Roma, di Montecitorio. Poi erano le 11 di sera, vado per prendermelo perché dovevo andare in albergo, avevo finito la riunione, la cena, e trovo palazzo chiuso. Oh, faccio il giro attorno a Montecitorio, c'erano le guardie, i carabinieri, dico: ma scusi, devo riprendere la mia valigia, che è dentro, che non è. Ah no, ma adesso è chiuso. Dico, è chiuso. Sono un parlamentare europeo, per carità, il Parlamento europeo ha un accesso al Parlamento nazionale. A me sembrava una cosa fuori logica, perché al Parlamento europeo io capitavo a volte anche alle 3 del mattino, se dovevo preparare degli emendamenti per il giorno dopo, di andare in ufficio e fare delle cose. E per me era normale che un palazzo del potere fosse aperto. Ecco, forse con questa filosofia di vita, devo dire, mi piacerebbe che anche il palazzo comunale di Revalo fosse un po' più aperto, ma soprattutto fosse un pochettino più aperta la mentalità di chi amministra e non interpreti il rapporto tra amministrazione e amministrato come un rapporto conflittuale. Siamo governatori, non siamo regnanti. Da questo episodio che hai raccontato mi fa pensare che sia una questione italiana allora e non soltanto di No, perché Riverola, quella poi di ho Prato. verificato e poi ragionandoci ho capito anche il perché. Perché a Montecitorio c'è l'ufficio, non ci sono gli uffici dei parlamentari, c'è solo la presidenza, i questori, l'aula e il deposito bagagli, la bovette. Gli uffici dei parlamentari sono sparsi nei vari palazzi collegati, magari a Montecitorio, ma sono nei palazzi attorno. In realtà invece al Parlamento europeo il complesso è unico, e quindi dove ci sono gli uffici dei parlamentari è anche dove si fa la seduta plenaria. Quindi questo spiega perché si ha l'accesso, per altri, perché tanto nelle ore notturne si entra sempre con il proprio badge, però segnalando, Naturalmente. scrivendo l'ora, insomma ci sono dei controlli in più. Ma ripeto, ho citato l'esempio per dire che secondo me proprio i palazzi di chi governa devono essere aperti, ma deve essere veramente aperta la testa di chi governa, di chi non deve sentirsi un regnante nei confronti dei sudditi, ma soprattutto capire che in questo momento ci sono tante difficoltà che rendono anche le persone un pochettino più nervose. E un'amministrazione che, se aumenta lo stipendio, che prima no, addirittura prima non prendeva, ma siamo arrivati al punto, ci rendiamo conto. Io non so, penso che ci sono i video della seduta di consiglio, quando gli abbiamo detto: ma per favore, almeno quest'anno, cioè, l'indennità di sindaco, di amministratore, visto che potresti anche evitare di prenderla. No, perché mi devo pagare gli avvocati. Ragazzi, c'è, cioè, chi poi lavora tutti i giorni, prende la ferrovia per andare a lavorare a Torino, ma gli girano le balle a sentire questi ragionamenti, no? Gli avvocati te li paghi te. Ma io lo dico veramente con lo spirito di chi vive molto a contatto con la gente. Si indispettiscono le persone, hanno ragione. Perché un cittadino che magari vuole pagare le tasse, si è visto aumentare la tassa rifiuti, si vede arrivare magari un plico così di cartelle perché gliele comunicano dopo 5 anni che sarà dimenticato magari di inserire la cantina nel computo della tassa rifiuti, e giustamente magari il cittadino dice: ma non ho messo la cantina perché non pensavo che la cantina producesse rifiuti. Perché poi c'è anche chi ragiona giustamente con una logica che spesso è Certo. discorde rispetto a quella che utilizzano i burocrati. Ecco, da questo punto di vista penso che indispettire i cittadini in questo momento sia un brutto segnale, perché si dà un brutto messaggio da parte di chi governa. Quindi il rischio è che poi i cittadini abbiano in antipatia in via generale, e lo stanno dimostrando con la scarsa partecipazione al voto, tutti coloro che ci governano, a livello comunale, a livello regionale e forse anche a livello nazionale. Non parlo dell'Europa, giustamente. In Europa non ho mai governato. La mozione non è stata accolta durante il Consiglio Comunale e si è parlato di convocare una commissione bilancio che è stata convocata.
Sì, ma sì, si era creato un clima anche abbastanza amichevole, nel senso che si era detto, vabbè, visto che la mozione potrebbe avere degli svolti particolarmente tecnici, visto che per ammissione dello stesso assessore al bilancio, cioè, non sono in grado di discutere più di tanto di queste cose, preferirei farlo col supporto dei tecnici, anzi, ci Certo. avevano invitato a partecipare magari con qualche professionista vicino a noi che avrebbe anche potuto aiutare per dare dei suggerimenti e per magari migliorare queste cose. Dopodiché ci è arrivata la convocazione d'amblè senza poterla concordare, in un momento dove, peraltro, sia io che il consigliere Raimondo, per motivi, diciamo, sanitari, non eravamo liberi di poter partecipare ad alcuna commissione, e quindi se la sono cantata e suonata, noi la ripresenteremo, ma ho capito che la volontà di dialogo non c'è. Ma non è questione che devono dialogare con me, ma ne faccio tranquillamente a meno. È che è evidente non c'è nessuna voglia di andare incontro alle esigenze dei cittadini, vivono su un altro pianeta. Loro pensano a fare i tavoli di concertazione, tavoli teorici, perché poi significa soltanto prendere tempo, ma tutte le nostre mozioni che iniziano con il Consiglio Comunale impegna il sindaco, impegna la giunta, impegna l'assessore, come risposta hanno sempre un diniego. La parola impegno, fare qualcosa, evidentemente non li attrae molto. Cosa c'è nella letterina di Fabrizio Bertot, Babbo Natale, per quanto riguarda la città di Rivarolo, Per ovviamente? onorare la città di Rivarolo, ma che i cittadini possano, nonostante tutto, avere lo stesso fiducia nei confronti della macchina comunale, nei confronti di chi li governa, nei confronti della vita, e che abbiano voglia di spendere la tredicesima, per chi è fortunato ad averla, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi di Rivarolo, ci sia la voglia di uscire. Per carità, con la mascherina e con tutte le protezioni e con tutte le cautele del caso, anche se si ha il Green Pass, perché il Green Pass non garantisce assolutamente l'immunità né per se stessi né per coloro con i quali ci possiamo intrattenere. Quindi con la prudenza necessaria, ma andate nei ristoranti, andate nei bar, andate nei negozi di Rivarolo, perché io quello che vorrei è una città luminosa, ma non soltanto luminosa per le luci, ma luminosa per il sorriso dei cittadini che meriterebbero magari un'altra amministrazione, ma si devono accontentare di questa. Grazie, grazie per essere stato Grazie. con noi. Continuate a seguirci. Lancio un invito all'amministrazione di Rivarolo per un'intervista a replica a Fabrizio Bertotti. Buon proseguimento.